Ragazzi, buongiorno. Lui lo conoscete? Dai, è Ciao la quarta volta, quinta volta. ragazzi, sono È affezionato. affezionato. Lui è un suo caro amico. Carissimo amico. Ci ha portato che cosa? Una bella Formentor 2000 TSI 245. Ragazzi, questa mancava sul canale e oggi è arrivata lei. Settimana prossima arriva la BZ5 2005, 5 cilindri, 390 cavalli e poi le abbiamo fatte tutte. Poi farò una lista dalla 1500, la 1400, 1900, no, 2000 turbo diesel. Ragazzi, che dire? Una macchina della Madonna perché è bellissima, colore bellissimo, allestimento giusto, full optional. Gli mancano giusto i pistoncini del baule, ma non è colpa sua perché lui l'ha ordinata, quei pistoncini non è arrivata così da uccidere e frustare il venditore. Cosa è venuto a fare, Danilo? Perché hai detto al tuo amico di venire qua da me, insieme a te? Perché? Dopo, Perché? perché dopo Perché? che ho fatto le mie due macchine, purtroppo ne ho solo due, se no ti facevo fare anche la terza, e ho dovuto consigliare questa cosa a questo mio caro amico perché insomma non poteva non averla. Ecco, questo è quello che avrei voluto io, però non Questa l'hanno messa. Questa è una figata. è tanta roba, sì. Avevo una bella macchina. Ragazzi, questo è un optional, Sì. Inserremo sei pompanti. eh? È un optional. Beh, dietro saranno original, sì. Sì. Esatto, sì, bello. Quindi niente, stavi dicendo, scusa, ti ho interrotto. E completamente soddisfatto di te, del servizio che dai, ho Grazie. dovuto per forza consigliarla a questo mio carissimo amico. Un certo amante dei motori come me, quindi ha capito Come subito. dici te, Danilo, adesso lo facciamo godere. Adesso gode, sì. Adesso Adesso gode. gode, ragazzi, adesso usciamo fuori da là e Sì. andiamo in strada e adesso gode. Ci vediamo tra un secondo. Ragazzi, eccoci a bordo della 245 Cupra Formentor. Siamo a Via Trieste, ragazzi, ce lo dice anche il navigatore. 105 Gorgonzola. Start and stop. Siamo fermi. Macchina che ha quanti chilometri ha? Non c'è, però ne ha 10.000. 10.000, ragazzi, nuova di pacca. Danilo, eccolo lì, grande Danilo. Quindi siamo in tre e lui prova la sensazione da dietro. Mai provato. Mai provato. Interessante che per il tuo video capire se hai messo qualcosa. Ah, Vedi che ecco. si è. Ha fatto Sì. l'allungo. Su. Soffermiamoci qua. Ti faccio fare una partenza da fermo e andiamo tutto a sinistra di là dove esce quella macchina là. Ragazzi, siamo in comfort. E ne giova, adesso Danilo te lo può dire, anche il cambio marcia. Cioè, Sì, molto più è molto più fluido, fluido. più reattivo. Esatto. Guardate che siamo così fermi, guarda. Te lo riesco a prendere. Ehi, Tac. Così a spinta. eccolo. Sì. Oh, Si sente che da dietro. si sente sì. Guarda. Vedi che Adesso tenta ad si tenta di... andare avanti. Ovviamente, ragazzi, siamo a... Quanto siamo? 58 all'ora, cioè siamo in traffico. Solo con l'accendi lo spegni, si avverte immediatamente. Lo spegni, si avverte immediatamente. Sei già la tua eccezione. Esatto, adesso noi qua alla rotonda andiamo alla prima destra, così ci togliamo dal traffico. E a dire, Dani, Guarda, che macchina che io avete, non ragazzi, solo bellissima. consigliare Peda Sprint a tutti, ma anche di comprare il Cupra Madonna, Formentor. È la veramente. macchina della La Madonna. macchina della Madonna, sì. Esatto, andiamo di qua. È la macchina della Ed è Madonna. stupenda, Uno ragazzi. dice, vabbè ragazzi, mica ce la regalano sta macchina. No, No, è vero, è vero, bellissima, non costa gli poco. vale tutto. Però la qualità percepita a bordo è tanta, è Tantissimo, fatta tantissimo, bene. tantissimo. Poi ragazzi, vi scegliete questa, vabbè, la 245, potete scegliere la 150, la Hybrid 204, la 245. Adesso non so col modello nuovo cosa hanno tolto e cosa hanno No, hanno fatto messo. solo un modello, hanno tolto il 1500 gli hybrid a 245 cavalli. Vedi. Il 1400 hanno tolto, hanno fatto solo il 1400 da Guarda, te 290, mi lo sembra. stavo dicendo io se te li mangiavi questi qua. Sì, immagino. Perché ci vuole Mancava un tempo veramente e poco. c'è due. Ragazzi, siamo tanto all'ora. Ma che sa. Stai pure qua, stai pure qua. Adesso rallenta un pelino. Ti si dà gli spazio. Non lo spegniamo. Riesco a prenderlo. E prendilo, Jerry. Niente, facciamo così.
Secondo me perché l'abbiamo riacceso che si erano in movimento. Bravissimo. Fermiamoci un attimo e lo rimettiamo. Allora, facciamo così. Apri qua. Apri il telefono, per piacere. Fermati pure, se vuoi. Andiamo a sinistra. L'Android Auto va a tribolare ogni tanto. Però mi sentire che non è un problema di pedal sprint. Sì, vai pure di qua. Ma va, no, è proprio Android Auto. Android, eh? Sì, sì, sì. Mettiti pure qua sulla destra. Cosa invece non mi fa con la 500, perché è un'auto allora, che ho comprata dopo l'autoradio. Bravissimo, bravissimo. È molto veloce. Bravissimo. Sì, sì, mettiti pure un attimo qua. E ci sblocchiamo. Perfetto. Con l'autoradio aftermarket. Allora, io ho comprato l'autoradio aftermarket sulla mia. Una cinisata, eh. Però l'ho comprata, è arrivata la settimana scorsa, l'ho montato Android Auto, bacca una bellezza. Sì. Su quelle originali di casa madre c'è la lentezza, eccolo lì. Sì, schiaccia PS. Perfetto. Ragazzi, tutto in diretta, senza tagliare niente. Visto come si apre subito su qua? Boh, adesso usiamo il telefono, facciamo prima. E non usciamo da qua. Si può ricollegare qui. Lascialo pure così. Usiamo il telefono. Inferisci. Sì, sì, vedi che lui si è spento. Cioè, non ha preso il comando da qua perché no, ovviamente ha avuto un'interferenza, ma dal cellulare ha preso il segnale. Sì, il segnale del cellulare non lo batte nessuno, è immediato. Andiamo pure. Usiamo il cellulare, ragazzi. Io la lascio in normale la. Sì, la sì, poi ti faccio spostare io. Adesso noi qua andiamo a sinistra, che siamo usciti fuori circuito. Forse anche meglio così, può mettere la funzione Cupra poi dall'interno. Esatto. Sì, esatto. Ok, vai pure di qua. Guarda, ragazzi, noi siamo a bassissima velocità, eh. Mi messo bene, sì, l'hai messo. Sono accelerato. Ragazzi, scusate sempre la risata da pazzi, ma scappa. Qua andiamo tutto a sinistra. Sensazione di chi mette per la spesa. Esatto. Ragazzi, siamo in sport e la macchina è in normal. O in comfort. Come si chiama qua? Comfort, normal? Comfort. Comfort. Ragazzi, la macchina è in comfort. Noi siamo in sport. No, ma non è ancora messo race? No. Ah, E no, siamo un po' in mezzo al traffico, voglio farlo andare. Adesso ho in mente cosa dirà. So già come esclamerà, cosa esclamerà. E adesso, ragazzi, lui ha filo gas e gli spara dentro, ovviamente, tutte le marce, senza pietà. Cioè, anche in sport riesce a consumare meno. Tanta gente in compra. Ma Jerry, io riesco a fare un chilometro in più al litro. Sì, sì. E sono in sport, eh. Cioè, vado via così. Tanto non è che c'è bisogno sempre di schiacciare, no, andare a cannone, perché non c'è bisogno, ragazzi. Qua andiamo a destra. Ok, adesso guarda. Stai così. Io te lo spengo, vedi? Visto come è fatto? Si è fermato. Adesso in sport, schiaccia pure. Vedi come si riprende? Così noi siamo in sport. Adesso, poi torniamo indietro, io lo metto in race. Ragazzi, prende velocità che a punta di gas, eh? Adesso prova a fermarti da fermo e torniamo indietro. Qua è una partenza da fermo in sport. Ah, scusa. No, vai tranquillo. Giusto. Esci da. Adesso guarda. Sei così. Te l'ho spento. Così originale. Destra, sì. Adesso tu vai accelerazione, vai pure. E così siamo in race. Senti come canta il 2000, eh? Pazzesco. Ragazzi, il motore del Golf GT questa. Sì, serie 8. Esatto. Adesso noi facciamo fare la rotonda, torniamo indietro in race e poi lo facciamo spostare lui in sport. Ah, allora ancora c'è lo sport. Qua siamo in. Ah, siamo ancora in qua dinamico. Siamo, sì, esatto, sì, sì. In comfort. Ciao. Eh sì, e ciao sì. Quindi lo vuoi? Adesso lo sposti in. Metti in. Esatto. Sì, infatti no. Cupra? Cupra. Vai Cupra. Sport, o sport, o sport. Così provi le due sensazioni. Ragazzi, questa c'è anche Cupra, eh. Sì. Vai pure. Vai. E ciao. E siamo in sport qua, eh.
doppio marcio è bellissimo. Sì. Poi Danilo, quando ce ne vai via da me, tu ti metti a fianco a lui e me l'ha divertito una recaia. Vediamo, godo io. Esatto. Senti che bello, torniamo indietro. C'è anche la doppietta in scalata. Sì, sì, scalata. Boh. Cupra. Sì, sì, lascia così un attimo. Te lo spengo, ok. Te lo faccio provare in race. Sempre fuori di qua. Ecco. Eh? Ragazzi, e ci manca ancora Cupra qua. Non in tutte le Formentor vedete questa scritta qua. No, nella mia non c'è. Nella tua non c'è. Nel 1500 non c'è, nel 2000 turbo diesel non c'è. Neanche nella 245, forse. Boh. Hybrid. Sai che non mi ricorda? No, mi sa di mi no. Sa di no, mi sa di no. Senti questa. Sì? Eccolo. È una goduria, eh. Questo è un è godimento, eh. Allo stato puro. Vai, mettiti in Cupra. Ma come mi manca? E qua lo spegniamo. Siamo in Cupra, ragazzi. Torniamo indietro, perfetto. Oh, la Madonna! No, vabbè, ragazzi. Siamo in sport. Sì, sì. E siamo in sport qua e Cupra lì. Oh, e tira forte sta macchina, senti com'è, eh. Sì, sì. Abbiamo doppato un'altra macchina, Jerry. Sai, abbiamo doppato un'altra macchina, veramente. Come rendere felice? Adesso abbiamo sempre il traffico di mezzo. Adesso io qua glielo spengo. Senti, spenta, cala lo stesso anche se è in Cupra, eh? Sì, 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 beh, certo, chiude la farfalla. Chiude e taglia il segnale praticamente. Guarda qua una cosa, rallenta. Allontaniamoci da loro, eh? Allontaniamoci. E qua, sì, allontaniamoci. Buonanotte. Aspetta, ragazzi, fermo un attimo. Ragazzi, rieccoci. Insomma, abbiamo eliminato il camion. Boh, ma che sia la strada libera. Sì. Guarda così, stai così. America. No, vabbè. No, ragazzi, rosso e Cupra rosso a cabinamento. Che cos'è? Non vi dico la velocità, siamo limite autostradale sotto, ma tangenziale. Senti, sentiamo. Wow, a destra. Vai pure. Capisci perché io l'eco e copio non l'ho mai usato? Ma no, non c'è bisogno. Vedi, guarda, visto, affido gas. Sì, sì. Cioè, allora, noi siamo in race, ragazzi, come vi dico sempre, puoi spegnere il cellulare, lo metti qua. E lui rimarrà sempre in race. Accendi, spegni la macchina. Non c'è più bisogno. Torniamo indietro, sì. Sinistra. Ma pazzesca. Destra. Pazzesca tu. Vai. Poi se vuoi eliminare anche quel piccolo gap che trovi quando acceleri, non è il pedale, è la marcia. Perché essendo automatico, è la marcia. Hai usato la quarta, magari. Sì. Tu allora butti la terza, schiacci giù il piede, vedi che tutti quei ritardi che avevi prima non ce li hai più. Ecco. Ma usando il manuale. Sì, certo, ma lì è la marcia. Ma lì è la marcia, non è il pedale. Lì è la marcia che è sopra. Però se tu lo schiacci il pedale in automatico va in scala. Sì, va ma a perde, scalare. Perde, ti perde. Hai quel senso di. Quel senso di. Se non vuoi più quel senso lì, devi scalarla tu, butti giù il piede e pedala spirito al suo lavoro. Esatto. Destra. Io quando uso il manuale mi diverto molto di più, è sempre attivo. Col manuale sì. Col manuale ottimizzi proprio il pedal sprint. Esatto, Dani. Vabbè, certo. Esatto, se certo. Lasci fare alla centralina certo. Del cambio, ti cambia quando devi cambiare. Impressioni così a caldo? Sono difficili da esprimere. Ti lascia senza parole, perché senza non, fiato anche quando... ovviamente perché è una cosa che non ti aspetti, no? Andiamo dritto. Quindi ragazzi, quando vedete i video, venite a provarlo con la vostra macchina, ragazzi, venite, lo provate, ci facciamo un test drive
e rimarrete a bocca asciutta. Cambia totalmente. Sì. Nessuno lo toglie, no, Danilo, no. Se lo provi non puoi toglierlo, se lo togli insomma, voglio dire. Esatto, esatto. Uno lo vuole venire a provare, ma tutte quelle che sono venute a provarlo alla fine l'hanno tenuto. Perché ragazzi è così. Adesso li facciamo vedere il pedal block, l'antifurto, ve lo faccio vedere anche nel video. Mettiti pure davanti al negozio. Non te l'avevo detto, c'è anche l'antifurto. Sì, sì, gliel'ho fatto vedere prima in macchina, Perfetto, saliamo su. Ragazzi, noi siamo qua. A breve anche la scritta appena ci danno i permessi. La burocrazia italiana. Sì, sì, perché siamo davanti ai navigli, Danilo. E queste sono le belle, belle arti. Esattamente. Allora, no, riaccendi la macchina. Adesso è, no, è accesa. È dato lo start and stop. Ok. Prendi il telefono per piacere. Adesso apriamo, riapriamo l'app. Pazzesco. Ok. Pazzesco. Perfetto. Allora, PS, esatto. Ok, vedi che è rimasto in race, dove è rimasto prima. Allora, in alto a sinistra, tutto colorato, antifurto attivo. Schiaccio il pedale. Ragazzi, questa è una figata pazzesca. Il signore cosa fa? Il nostro ragazzone spegnerà la macchina, se ne va, esce fuori dall'app, usa il telefono normalmente, ritorna in macchina, la mette in moto, apre l'app che si trova in queste condizioni, lui in alto a sinistra lo sblocca, torna in race e la macchina torna a accelerare. Ragazzi, siamo in via Trieste, 105 Gorgonzola, Celeste Map, Pedal Sprint. Ragazzi, Danilo. Grande. Ciao ragazzi. Grande Jerry, grazie mille per la terza volta. Te. Anzi, quarta con Alessandro anche. Alessandro. Con Alessandro 4. E grazie a te. Thomas. Grande Thomas, number one. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Vi aspettiamo con un'altra Coppa Formentor. Ormai ha messo la freccia tutto in sorpasso. Ragazzi, alla prossima. Ciao.